Grazie Presidente. Solo per risottolineare e ribadire alcuni concetti nell'annunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento, che vanno un po' nella direzione che alcuni colleghi hanno auspicato e descritto, ma che vorrei far notare e sottolineare è già non più un cantiere, ma in realtà è un qualche cosa che sta più avanti, insomma, è proprio l'esecuzione di un lavoro costante che avviene, almeno per ciò che mi riguarda come Presidente della Commissione Bilancio, proprio all'interno della Commissione. Sì, è vero, alcuni provvedimenti come questo, che ha un carattere meramente approvatorio, perché in realtà la Cassa Depositi e Prestiti ci mette a disposizione una possibilità che noi dobbiamo autorizzare alla Ragioneria Generale proprio per procedere alla richiesta di rinegoziazione, insomma, dei tempi e delle scadenze dei mutui sottoposti che costituiscono l'interesse dell'amministrazione. Il punto è che anche sulla collaborazione, ovviamente ringrazio tutti i commissari che ieri in commissione quasi all'unanimità e comunque con nemmeno un voto contrario hanno espresso parere favorevole a questa delibera. In realtà già trova realizzazione in termini di collaborazione, sia quando in fase di previsione abbiamo monitorato insieme a tutti i commissari della Commissione le necessità dei vari dipartimenti e dei municipi, e adesso in fase di assestamento, anche se con un po' di anticipo rispetto alle scadenze di luglio, stiamo nuovamente ripercorrendo quel percorso proprio per andare a verificare quell'impianto, come in realtà trova realizzazione nell'esercizio 2017. Vorrei sottolineare, chiedo scusa se rubo qualche secondo in più, che anche i vincoli e la situazione che abbiamo trovato in termini di equilibri da dover rispettare all'atto della previsione 2017-2019 hanno lasciato degli spazi di manovra relativamente contenuti, all'interno dei quali ovviamente è difficile trovare o calare le esigenze di tutti. Le esigenze principali sono quelle di fornire i servizi essenziali ai cittadini, ovviamente, e la possibilità che i conti siano sempre in equilibrio e che questa amministrazione possa andare avanti in modo proficuo. Sono convinto che il lavoro che stiamo facendo in Commissione nel tempo darà e fornirà sempre spazi più ampi di collaborazione, se lo spirito resterà questo anche nel prosieguo. Chiudo il mio intervento ribadendo il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle a questa delibera. Grazie.